Siamo con Battista Scugugia, difensore del Budoni. Dopo il 3-0 a Selargius, allora Battista, una vittoria importantissima. Sì, per noi oggi era una partita importante, si sapeva, era un derby, però dovevamo dare continuità alla vittoria di domenica scorsa. Siamo riusciti, sicuramente abbiamo fatto la partita noi, la partita abbiamo vinta al primo tempo, dopo il 2-0 sicuramente loro un po' il morale era un po' a terra, secondo tempo abbiamo contenuto un po' qualche sfuriata loro, siamo riusciti in contropiede a fare un altro gol, magari potevamo chiudere con altri 2 o 3 gol, però è stata per noi una partita importante. Vi ha sorpreso un po' questa vittoria larga? Probabilmente pensavate di soffrire un po' di più? No, noi sapevamo che era una partita difficilissima perché Selargius veniva anche, se non sbaglio, da 3 risultati utili consecutivi, sapevamo che era una partita, come ho detto prima, difficile, però nello stesso tempo noi in questo momento siamo in salute, sapevamo della nostra forza, siamo venuti qui a giocarcela e l'abbiamo dimostrato. Ecco. Adesso non so se il 3-0 può essere troppo pesante per loro, però credo che anche per quello che si è visto in campo è meritatissimo. L'unica vittoria fatta quest'anno è stata a Guidonia ad ottobre, qui è importantissimo vincere fuori casa per la salvezza. Sì, no, è importante. Noi oggi il mister ha preparato una partita che ce l'aveva detto. Noi, come hai detto tu prima, avevamo vinto solo una partita e se ci vogliamo salvare, bisognava fare un altro colpo, specialmente prima delle feste. Ci abbiamo fatto un bel regalo. Un bel regalo, certo. Come l'anno scorso, Budoni ha avuto un po' di difficoltà, poi è andato in crescendo col cambio anche dell'allenatore. Si sta ripetendo un po' lo stesso campionato? Sì, noi quest'anno siamo partiti non benissimo, poi ci siamo ripresi, poi abbiamo avuto un periodo di molte assenze, fra infortuni, squalifiche, abbiamo pagato quelle cose lì. Adesso la squadra in questo momento si sta ricompattando e i risultati stanno arrivando, ecco. In un campionato dove è obbligatorio far giocare 4 giovani, Battista Scugugia che risorse deve avere per poter combattere con questi ragazzini? Beh, io sono di quei 4 giovani. Ecco, no, con Pau, tu Pau. Tutte a parte, sì, questo è un campionato che bisogna far giocare i giovani, ma è anche giusto perché se si vuole puntare anche nei vivai, io magari avrei qualcosa da dire, perché se si vuole puntare non solo a farlo in queste categorie, ma di puntare anche dai professionisti e rischiare anche qualcosina magari dalla B alla A, però per ora lo stanno facendo solo in questi campionati, mi auguro che prima o poi lo possano fare anche magari nei professionisti. Ecco, che cosa deve avere un giocatore per essere così a questi livelli come te, tu che hai conosciuto tutte le categorie? Ma è le motivazioni, quando tu uno si arriva all'età mia, 40 anni, se non hai le motivazioni smetti. Io mi sento ancora dentro un ragazzino, ho grandissima voglia ancora di giocare, di smettere, non ho nessuna intenzione, mi diverto, finché mi diverto ci sono le motivazioni, continuo. Certo, il tuo compagno Pau è del 71, però sì, i 40 anni li compie a gennaio, sì, quindi ti raggiunge, che fate a gara, chi mollerà prima? No, io e Marco, sì, ripeto come ho detto prima, anche Marco è un altro esempio per tutti, per i giovani, uno che dall'inizio della settimana sino alla fine siamo lì, trasciniamo spesso anche loro giovani per fargli vedere che non bisogna, perché il calcio non è solo arrivare, devi avere, se non c'è la motivazione, la voglia di migliorarti tutti i giorni, e noi siamo uno di quelli che magari anche a 40 anni abbiamo qualcosina a migliorare e lo dimostriamo, ecco, con umiltà ai giovani. Difensore, oggi avete vinto 3-0, quanto è bello vincere senza subire gol? Beh, per la difesa sì, ma credo che per tutta la squadra, quando si parla di, delle volte si fa magari nei paragoni, si dice i gol sono colpa della difesa, quando si vince è sempre merito di tutta la squadra, dall'attacco a centrocampo alla difesa, quando si perde è anche la colpa di tutti. È normale che il difensore, quando non si prende gol e ha fatto magari annullato gli avversari, specialmente gli attaccanti, ha fatto il suo compito. Con questo siamo contenti e adesso, ripeto, ci facciamo un buon Natale e dobbiamo però dopo riprendere e far punti. Ecco, parliamo un attimo dei giovani. Farris in difesa, quindi sotto la tua ala, e Meloni già il secondo gol consecutivo, cosa pensi? Sì, no, sono due giovani che sicuramente devono ancora migliorare, specialmente magari nella continuità. Ripeto, giovani siamo stati tutti, anche io, e magari io ho avuto più fortuna che magari ero già in categorie importanti. Però io gli dico sempre ai giovani di dare continuità, ma non alle prestazioni soprattutto. Per dare continuità alle prestazioni si deve sempre lavorare con massimo impegno, lavorare sempre al 100% e soprattutto devi avere
la costanza di migliorarti tutti i giorni, qualsiasi cosa che si faccia io la devo fare per migliorarmi, e con questo chi oggi il giovane che ha un po' di qualità e ha questa soprattutto di qualità, che è la cosa più importante, arriva secondo me a giocare a grossi livelli. Tu sei sardo, giochi con una squadra sarda, però le squadre sarde stanno un po', sono un po' in difficoltà in questa fase del campionato, occupano le posizioni arretrate, cosa pensi? Sì, beh, purtroppo è un momento così, però mi auguro che alla fine, come l'anno scorso, magari a parte Arzachena e Castelsardo che si erano retrocesse, quest'anno magari speriamo di riuscire a salvarci tutti quanti, ecco, se lo merita la Sardegna, e anche perché così magari abbiamo anche più a livello un palcoscenico, ecco, certo, perché poi tolto il Cagliari e la Villa Cipresa, sì, non abbiamo, non un grossissimo, ecco, in questo momento fra qualche squadra, sia l'Alghero e l'Olbia che sono fallite, ci sono pochissime squadre a livello di professionismo, quindi speriamo in qualche anno di riuscire a portarne qualche altra, ecco, perché la Sardegna è grande, non è piccola. Certo, va bene, ringraziamo Scugugia, buon campionato, in bocca al lupo. Grazie, vi ringrazio, arrivederci.